Mi auguro che sia stato di gradimento il vino di San Colombano. E li vorrei anche ringraziare perché è stata un'operazione inventata da loro. Qui ho preso anche gli appunti per sapere un po' di che cosa parliamo stasera perché non vorrei confondermi. Ma credo che prima di affrontare il tema vi vorrei coinvolgere in un piccolo tentativo di pensiero accademico, come le lezioni universitarie, però utile. Nei nostri percorsi mentali e nel nostro giudizio che diamo sulle cose e anche nella genesi delle cose stesse, ci sono sempre due percorsi in un qualche modo paralleli ma anche contraddittori. Uno è quello che si chiama il percorso classico. Ma che cosa vuol dire classico? Non è mica tanto facile, perché vuol dire un classico cretino, si capisce subito di che cosa si tratta. Un classico per gli scarpe è già più difficile, perché non sono d'accordo, per esempio, io con mio figlio che porta un'altra idea di classicità. Ma che cos'è la classicità? La classicità viene definita da un fantastico retore romano del secondo secolo che si chiama Aulio Gellio, il quale per la prima volta definisce alcuni libri che è necessario aver letto per poter diventare un retore decente. E usa una parola banalissima, usa i libri dei Marines, dice sono i libri dei Marines, nel senso che usa la parola classis, che è nella definizione dell'esercito romano la prima classe dell'esercito. L'esercito romano era diviso per tutta una serie di classi che andavano dal più basso disperato, quello che andava a piedi prendendo calci nelle chiappe, fino in fondo alle terre germaniche, e aveva poi la sua evoluzione attraverso gli equites, quelli che erano andati di buona famiglia, si potevano comprare il cavallo, e aveva però il top, erano i marines. Il top dell'esercito romano era la classis. E la classe stava, e tra l'altro ancora oggi lo diciamo, Santa Apollinare Classe era uno dei porti principali, quello era Venate. Quindi la classis è la classe numero uno. I testi classici sono i testi che sono di riferimento, i testi numero uno. Questo parametro questa sera lo applichiamo al cibo. Poi c'è un'altra categoria che è l'opposto di quella classica, che è quella delle concezioni, delle percezioni e delle creazioni nostre che invece nascono da contaminazione con mondi esterni. Noi abbiamo parecchi nostri comportamenti che non hanno una loro genesi atavica, che ripetiamo, ma che si formano per via del fatto che incrociamo degli altri. E questo, devo dire, in Europa è fondamentale, essendo l'Europa sempre stata un crocevia. Cioè noi abbiamo imparato delle cose anche da quei barbaracci, dei nordici, dei quelli che amano poco oggi. Pensate che senza l'arrivo degli avari, che non sono gli avari, ma degli avari che sono arrivati dal VII secolo, in VIII secolo in avanti, non avremmo mai avuto l'idea geniale che bastava mettere un ferro sotto lo zoccolo del cavallo per poter fare tre volte la distanza di prima. Quindi l'arrivo di esperienze esterne molto spesso ha mutato il nostro modo di pensare. Questi due concetti sono fondamentali perché sono quelli che ci permettono di ragionare. Ora, iniziando questo ragionamento, vorrei fargli un altro salto che è in questo mondo bizzarro che si chiama la semiotica e la semantica. Non voglio dar fastidio a nessuno, ma per semantica si intende in realtà il significato che le cose hanno in base alle parole che usiamo. Per semiotica il segno, cioè la parola stessa. Andiamo a vedere il senso di alcune parole che noi usiamo quotidianamente e il significato che queste parole hanno se rapportate all'ambito complessivo della cultura alla quale apparteniamo. Io ho fatto tantissime conferenze per spiegare che il bello non esiste perché ognuno gli dà un altro nome. Cioè, se per gli italiani è bello, per i tedeschi è schön e per gli spagnoli è hermoso, ci sarà pure un motivo. E questa differenza delle applicazioni di termini di solito corrisponde al fatto che la percezione, l'idea che se ne fa è diversa. Qual è l'unica parola che abbiamo in comune in tutta Europa? La parola vino. L'unica parola che è la stessa in russo, in spagnolo, in tedesco, in irlandese, in italiano e anche in croato è la parola vino. C'è un'altra parola che gli sta abbastanza vicino, che già non è più la stessa per tutti, che è pane. Il pane si sviluppa come parola,
in modo diverso, cioè c'è la civiltà del pane e c'è la civiltà dell'arrosto, del broth e del bread, che è di ciò che viene prodotto nel forno. Quindi già l'Europa sul pane si divide, però sul vino è unita. Si divide anche su altri elementi che poi andremo a ritrovare, che sono tutti di derivazione, tra l'altro, curiosamente italica. Una caratteristica dell'unicità europea è il formaggio. Solo gli europei fanno formaggio, i cinesi hanno delle vacche e non fanno il formaggio. Gli indiani hanno delle vacche, non mangiano neanche le vacche, quindi figuriamoci se fanno formaggio. In Africa non si fa il formaggio, in alcune parti del mondo arabo si fa il formaggio con delle robe dei quagli, che vengono fatti con latte talvolta di cammello o talvolta di cavallo o di asini. Ma il formaggio è roba nostra. Ora, il formaggio ha due parole diverse, l'Europa si divide sul formaggio, fra chi lo chiama formaggio e chi lo chiama invece cheese o käse, come dicono i tedeschi, o queso, come si dice in Spagna. Ma tutte e due queste parole curiosamente derivano dalla stessa origine latina. Questo ve lo spiego perché vorrei che avessimo la fierezza dell'importanza italica nella genesi della cultura europea. Ho sempre detto che gli europei dovrebbero pagarci ogni volta che usano una parola di derivazione latina e non tirarci le orecchie se non stiamo a posto con i conti. Chiunque mangia formaticum, cioè una cosa che ha preso una forma. Ancora il formaticum dei formatici, cioè uno pensa al grana, fantastico, che avevamo come aperitivo, è la forma perfetta, no? La forma per questa forma viene dalla parola formaticum, cioè quando si prendeva il caglio, lo si metteva in una forma e questa forma poi invecchiava, induriva. L'altra parola invece era il caglio stesso, che è caesum, da cosa viene fuori tutti i caesi del mondo. Quindi le due ipotesi, il formaggio molle e il formaggio storico, hanno le due lingue, le origini linguistiche latine e poi si sviluppano in secondo strade diverse in Europa, confondendoci tutti, perché i francesi non sanno se il camembert è caesum o se è qualium, cioè non, ormai non si capisce, dipende da come lo tenete in frigorifero. Se lo lasciate in frigorifero rimane formaticum, se lo lasciate in tavola e comincia lentamente a camminare verso il bordo del piatto, invece è caesum. Ma lì si ferma la questione. L'unica parola che ci unisce in Europa è la parola vino. È la stessa per tutti. Ed è un motivo anche della serata di oggi in cui è stato offerto il vino di San Colombano perché in vino veritas, no? Ma soprattutto in vino l'unicità, in vino la nostra unione. E su questo il ragionamento è ovviamente abbastanza facile perché l'Europa è unita dalla cristianità. E la cristianità, senza vino non si può fare. A tal punto che nei campi di concentramento si racconta, negli anni terribili della Shoah e dei campi di concentramento, che i pochi preti cristiani che erano lì dentro facevano fatica a dir messa e riuscivano talvolta a trovare un accinino d'uva, bastava spremerlo sperando che fermentasse e così poteva dire la messa. Quindi l'Europa si fonda sul vino. E si fonda sul vino in un periodo facile di propaganda, di propagazione del cristianesimo, a partire dopo l'editto di Costantino nel 313. Si sparge ovunque, sia la cristianità che il vino. Ma ci sono ancora le strade romane, per cui il vino che si sposta più o meno in tutta Europa è lo stesso, cioè la Roma antica è un enorme Burgi, in grandi linee, cioè si mangia la stessa roba in Cirenaica e nelle Gallie belgiche, in Pannonia e in Aquitania. Se uno andava in quell'osteria lì, sapeva che trovava quelle sette cose che erano uguali sempre. Però a partire dal IV-V secolo il sistema dei trasporti comincia a collassare, cioè da dove si nota la crisi dello Stato? Dalle buche. Ancora oggi. E dal fatto che si rompono, devo dirlo crudelmente, dal fatto che si rompono i binari delle ferrovie. Questo fenomeno, che è caratteristico della nostra crisi dello Stato attuale, fu anche segno della decadenza dell'Impero Romano. Il primo passo di decadenza era che la manutenzione del sistema stradale non funzionava più. A questo si aggiungeva un altro fatto, che quelli improbabili, feroci ma improbabili gestori dell'economia, che erano i barbari, quando arrivavano dalle parti nostre e trovavano un tesoretto,
prendevano le monetine perché non credevano più alla figura inutile dell'imperatore, le fondevano, faceva un bel cinturone. Cioè la fibula, il cinturone, diventava il modo per prendere il tesoretto e trasformarlo in una cosa personale, caratteristica specifica dei barbari. Cioè ai barbari piace il cinturone. D'altro canto, se guardate bene alcune fotografie ancora di Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, vedrete che anche lui porta ancora il cinturone, quello da cowboy, che è l'ultima discendenza del cinturone barbarico che ha attraversato l'oceano e è andata a piazzarsi nel western e anche nella politica mondiale. Allora, loro ci tolgono la moneta, le strade si tolgono da sole, catastrofe per la cristianità. Non si riesce più a avere i grandi vini storici che venivano dal Mediterraneo e che talvolta erano anche troppo forti. Cioè, non mi ricordo se un Lucano Catullo, che a un certo punto si lamenta in un suo poema del fatto che a Ravenna gli hanno chiesto più soldi per l'acqua da mettere nel vino che per il vino, in quanto era talmente forte quel vino che se non lo si beveva anacquato non andava bene. D'altro canto anche i greci avevano questo problema. Non sarebbe nata la filosofia senza l'etilismo dei pensatori greci. Cioè, si trovavano lì, avevano un craterone, ci mettevano, ci versavano dentro un po' di vino, poi ci mettevano un po' d'acqua, allungavano leggermente e mangiando delle cose abbastanza mediocri, perché poi il greco non è che mangiava benissimo, però viveva con convinzione, cioè mangiava quello che poteva, ci beveva su sopra e inventava la filosofia. Non avremmo avuto la filosofia senza il vino. Cioè la nostra cultura, sia filosofica che religiosa, quindi sia greca che giudaico-cristiana, ha le sue radici nel vino. E poi sto fatto del vino va in crisi, non si riesce più. Cioè il grande supermarket dell'impero romano si scioglie e cominciano a nascere dei problemi concreti. Cosa succede? Che ovunque c'è cristianità si comincia a coltivare il vino. Cioè si comincia a fare delle vigne. Pensate, in Belgio ci riescono, nelle parti estreme dell'impero romano ci riescono anche piuttosto bene, cioè in Ungheria fanno il vino buono ancora adesso e anche in Aquitania, cioè nella terra estrema lungo il mare, hanno inventato niente meno che il Bordeaux che fa la sua bella figura. Anche dalle parti della mia provenienza storica, l'Alsazia, poi ci torneremo a questi luoghi estremi dell'impero, si impara a fare il vino e non lo fanno niente male. In Italia avviene un fatto terribile, e cioè che arrivano strani personaggi che sono tra gli ultimi invasori, che sono i Longobardi, i tedesconi. L'invasione longobarda, che dura una trentina d'anni finché alla fine non vengono loro stessi riconvertiti alla cristianità e nasce da Teodolinda in poi quel centro nuovo della cristianità che sarà qui vicino a Monza, in quei 25-30 anni sono oggettivamente un flagello. Attenzione, di invasioni ce ne sono stati tanti, anche l'Attila, ma le invasioni si calcolano molto spesso in base al numero di partecipanti a queste tribù di invasione. E se le altre invasioni sono numericamente abbastanza contenute, quella longobarda è stata molto ampia, a tal punto che se ne trovano le tracce in Puglia, perché loro poi si fermarono e andarono fino in Puglia, si trovano le tracce in Puglia fino al XV secolo, cioè quindi fino a 600 anni fa, nella normativa. Cioè, loro hanno veramente invaso e per invadere sul serio hanno sostanzialmente distrutto il sistema agricolo preesistente. Non c'era quasi più vino. La vigna vecchia che noi coltivavamo ancora in piccola parte, ma riprendendo un po' il culto delle vigne ad alta gradazione del Mediterraneo, non c'era più, i commerci non c'erano più. Per fortuna tornano a ricristianizzare questi longobardi una serie di cristiani che erano fuori portata, e cioè i monaci irlandesi. E ne tornano due in modo particolare, uno si chiama San Gallo e l'altro si chiama San Colombano. San Colombano gli sono molto grato perché anche il primo che scrive una lettera a Gregorio Magno in cui usa la parola Europa. Cioè la prima volta che noi abbiamo la documentazione sancita e ancora conservata oggi negli archivi vaticani di una lettera moderna, cioè siamo nel 560 d.C., cioè 1500 anni fa,
Però la prima indicazione di parola è Europa, in cui lui dice tu che sei il garante d'Europa e sei il garante della fede. La prima volta viene usata la parola Europa è a San Colombano. Lo dico perché siamo stati sponsorizzati questa sera dal vino rosso di San Colombano e vorrei che ne andassero fieri anche quelli di San Colombano, cioè siccome sapete, quando uno fa lo sponsor va sempre ringraziato, ma in questo caso è veramente merito loro, cioè la prima volta che nasce la parola Europa nasce a San Colombano. San Colombano dovrebbe essere la capitale d'Europa. O comunque il sindaco di San Colombano o il comprensorio di San Colombano dovrebbe fare un invito alla Merkel e a Macron MM, dire guardate MM non è metropolitana milanese ma siete voi due, fateci una gentilezza e venite a San Colombano a capire da dove è partita la questione. La questione è partita lì, è partita dal vino. Cosa succede a San Colombano? Questo è interessante. Che la pratica in qualche modo linguistica di produrre vino, cioè anche fare un prodotto è un progetto linguistico. La pratica linguistica, cioè l'idea dei sapori, le abitudini mentali di questi monaci che arrivano a San Colombano, corrispondono a chi faceva vino nelle terre più disperatamente lontane da quelle tradizionali mediterranee. Cioè questi avevano fatto vino in Irlanda pur di fare cristianità. Quindi si erano abituati a fare vino con un uvaggio molto più adatto a temperature basse e con un uvaggio che non richiedeva di andare ad altissima gradazione per funzionare. Loro portarono in Europa storica il culto d'un vino a bassa gradazione. Era cambiata la storia. Per questo il nostro vino di oggi va dagli 11 ai 15-16 gradi, mentre il vino dei Romani antichi andava dai 18 ai 24 in base a una produzione completamente diversa. Il vino moderno è nato qui, a un passo da Milano, provincia di Milano. I milanesi a loro volta ne dovrebbero essere fieri perché a Milano è avvenuto l'edito della tolleranza del 313 che ha fondato l'ipotesi di un'Europa diversa, cristiana e orientata verso l'Atlantico ed è nato il primo concetto del vino moderno. Questa faccenda del vino poi ha invaso l'Europa. Si sono messi tutti a fare tutti gli estremi, l'estremo friulano da un lato, l'estremo, come dicevo, proprio quell'arco complessivo dove nasce una nuova idea del vino. Su questa nuova idea del vino però si devono formare anche delle realtà completamente diverse, perché essendo più leggero non ha più la fortuna di poter essere conservato come erano conservati i vini antichi della grecità e del mondo greco-latino in anfore, visto che l'anfora in fondo traspira, dovevano trovare una cosa nuova. L'ultimo posto, se vi capita di girare in alcuni rari luoghi della Puglia, dove rimane ancora la tradizione del vino forte conservato in anfora, gli si è inventato una cosa che si chiama il vino cotto, cioè si aggiunge al vino già fermentato una quota di mosto che viene fatto bollire, quando si dice cotto. Questa parte cotta aumenta di grado zuccherino, si butta al primo nel secondo e si ottiene una gradazione di zucchero alta che consente di fare una gradazione di vino alto. Il vino cotto fa ubriacare subito. Ha però il vantaggio che può essere conservato ancora una volta in anfore senza una serie di problemi che diventano invece i problemi che si pongono questi nostri monaci. Dicono adesso che l'abbiamo fatto, come facciamo a conservarlo? E i monaci fanno due scoperte straordinarie. Scoprono una cosa fondamentale della nostra civiltà che è la bottiglia. Noi non esisteremmo senza la bottiglia. C'erano già delle bottiglie in epoca romana, lo so, la bottiglietta che c'era già, c'erano le bottigliette per i profumi, c'erano tutte quelle robe lì, cioè si sapeva già usare il vetro, ma l'uso regolare della bottiglia avviene dall'VIII, IX secolo in poi, perché serve da contraltare ad un'altra cosa ancora più importante, alla vera grande invenzione, che è il fusto. Cioè senza la botte non si fa vino. E l'invenzione della botte avrà delle conseguenze tecnologiche straordinarie e inattese, perché bisogna dargli forma, la forma deve contenere la pressione interna, quindi non può essere fatta, non è una cassa di legno, cioè fra una cassa da morto e un fusto c'è una bella differenza. Questa bella differenza diventa un'opera d'arte nella costruzione,
perché deve essere tale da poter sopportare poi l'impermeabilizzazione, si faceva allora con le cere, come ancora si usa in alcune parti della Grecia, con il vino che si chiama resina, perché veniva cerato con la resina di pino. A me non piace tanto resina, spero che non si offendano i greci, ma è un po' pesantino come risultato finale. Si inventano queste botti devono essere perfettamente stagne, per essere perfettamente stagne hanno un'arcatura completamente nuova. Cambia la storia della costruzione delle navi. Noi non avremmo mai costruito le navi che si cominciano a costruire a partire dal IX-X secolo, quelle che poi diventeranno le caravelle, se non avessimo fatto le botti. Se non avessimo inventato il vino nuovo non avremmo fatto le botti, se non avessimo fatto le botti non avremmo inventato le navi, se non avessimo inventato le navi non ci sarebbe oggi al potere in America quello lì con i capelli bianchi. Se c'è Trump al governo è colpa di San Colombano. Questo ci permette di fare anche un gioco, no, all'interno di quella che è però la straordinaria eredità che l'Europa ha formato e che determina una delle sue caratteristiche principali. Ma se la cristianità faceva vino dappertutto, però questo vino comunque si fermava nelle aree fra Reno e Mosella e era riuscito addirittura nella parte orientale a fermarsi così in alto che è arrivato fino a Meissen. Esiste la vigna più a nord d'Europa, ma erano cristiani anche quelli molto più in su. Quindi per far dir messa, gli svedesi si facevano prima della riforma che abolisce la messa e inventa un altro modo di coesione dell'ecclesia, si doveva trasportare, ma certo non era la bibita fatta per tutti, era fatta per il sacerdozio, e solo e poi per i ricchi, per i principi, per la grande nobiltà e per il potere. Gli altri cosa bevevano? E gli altri bevevano altre due o tre cose, niente male, niente meglio. Bevevano birra. A Bacco si oppose Cambrinus. In fondo, se uno va sul Gottardo, da un lato c'è Bacco che guarda giù verso l'Italia, dall'altro lato del Gottardo c'è Cambrinus che guarda verso il nord. Cambrinus è il dio della birra. Attenzione, a sua volta la birra non ha mica inventato i tedeschi. La birra è un'invenzione geniale, una delle invenzioni di uno dei luoghi fondamentali che ci apre anche una questione di dibattito concettuale su che cosa sarà l'Europa di domani. La birra viene dall'Egitto. La birra viene dall'Egitto come tante cose vengono dall'Egitto, cioè ci troveremo ancora dopo. Gli egizi erano i primi che hanno imparato che facendo fermentare il grano ci si ubriacava. Che non era una cattiva idea, perché così si vedeva, si entrava molto più facilmente in contatto con le divinità. Cioè, l'etilico è un passo assolutamente necessario per entrare nel mondo della divinità. E questa grande lezione degli egizi l'impararono poi dopo anche i greci, ma era una lezione egizia. Inventarono la birra. La birra fu portata nel nostro mondo occidentale, i tedeschi sono, in un qualche modo dovrebbero essere riconoscenti all'Egitto. Questo ci permette anche un ragionamento interessante. Ma possiamo immaginare che l'Europa possa esistere senza quell'area lì dove è stato inventato il vino, cioè più o meno le zone degli archeologi sostengono che le prime culture della vigna, le prime culture della vigna siano più o meno nell'area del monte Ararat, dove Noè ha fermato la barca alla fine del temporale, ed è lì si sia diffuso sia verso meridione e oriente del Mediterraneo che lentamente anche delle altre parti verso la Grecia e poi da lì verso di noi. Quindi possiamo immaginare che l'Europa non abbia quell'area lì, possiamo immaginare l'Europa senza il luogo di genesi della birra. Sarebbe terribile, cioè se la Merkel sapesse quanto deve tutta la sua Germania agli egizi, forse va in crisi psicologica, perché non sa più come reagire. Però così è, cioè l'Europa deve molto a questo meccanismo mediterraneo che ha cominciato ad agitarla e l'ha portata ad essere ciò che è oggi. Allora, la faccenda della birra è interessante, ma la birra corrisponde anche a una versione un po' più povera, che si chiama kvass, è l'unica cosa che si fa ancora col pane,
Credo che non ci sia più in Russia, ma io l'ho ancora visto tanti anni fa. Si faceva prendendo il pane nero e facendolo fermentare, veniva pure una bibita oggettivamente non gradevolissima, c'era proprio voglia di berla, però dissetante, e giravano ancora anni fa, ancora in Russia e in gran parte dell'Europa dell'Est, dei signori che avevano sulla schiena un barilotto come quello che si usa per mettere i sulfati di rame sulla vigna, da quelli che si pompano, e lì dentro tenevano il kvass, cioè questo pane che fermentava e leggermente in generale dell'alcolico, che comunque era un buon percorso per andare un po' fuori di testa e per dissettarsi. Tutto questo fa sempre parte di questa storia che ci unisce, che è quella dell'alcol. E aggiungerei l'ultimo elemento per entrare fuori alcol, che è quello di un'altra cosa che beviamo tutti oggi, che è l'acqua con le bolle. I primi commerci di acqua con le bolle avvennero quando scoprirono al nord della Turingia, in Germania, in una cittadina che si chiama Seltzer, scoprirono che l'acqua usciva con le bolle. Cominciarono a venderla in giro per la Germania, poi ci fu la guerra dei 30 anni, morti tutti, non si commerciava più niente. Ma con la fine del 600, dopo il trattato di Vestfalia, dopo il 648, quando l'Europa comincia a rimettersi un po' in piedi, questi qua della zona di Seltzer pensano che sia una bella idea vendere in giro per il mondo, cominciano a vendere un po' per la Germania, bottiglia, senza bottiglia non ce l'avrebbero fatta. Bottiglia, l'acqua con le bolle tappata viene spedita prima nel mondo germanico, poi arriva un po' nel mondo francese, e poi succede il fatto nuovo, di cui abbiamo parlato una delle ultime sere, che la dinastia degli Hanover diventa la dinastia di Re Giorgio del Settecento inglese. Cosa fanno questi? Dicono, non vorremmo mica bere l'acqua del Tamigi. Si fanno mandare il seltzer. Il seltzer diventa la base del bere britannico. Non ci sarebbe whisky and soda se non fosse stato prima introdotta l'acqua con le bollicine e diventata di moda l'acqua con le bollicine. Ecco, questo percorso complesso e costante degli incroci è quello che ci lega. Noi oggi sappiamo che c'è il seltzer, noi oggi sappiamo che c'è il whisky and soda, gli uni bevono birra, gli altri bevono vino, e in tutto questo pateracchio si forma la nostra cultura moderna. Certo che i francesi c'erano rimasti male alla faccenda delle bollicine, che sono sempre un po' invidiosi, e 50 anni dopo, grazie a un prete, fece la grande scoperta. Ora, tutti i vini, se sono veri e naturali e non sono fermentati fino in fondo, se rimangono leggermente quello che chiamiamo noi dolci, una volta imbottigliati, l'animaletto che fa fare la fermentazione lascia perdere il suo tempo, poi si risveglia la primavera successiva e, essendo un animaletto che trasforma lo zucchero in alcol, ma lo fa usando l'aria e usando l'ossigeno, ad un certo punto, non trovando più l'ossigeno, l'animaletto si offende e comincia a strappare un atomino all'interno della struttura molecolare. Lo strappo di quell'atomino forma l'anidride carbonica. L'animaletto fa fare le bolle. Qualsiasi vino dolce tappato, lo saprete anche voi, se avete il vino dolce tappato, tenete in casa, mal tenuto, l'anno dopo comincia a fermentare e spesso scoppiano le bottiglie. Questa geniale scoperta, che si conosceva già e che formava già in alcune bottiglie molto forti del vino, fu quella utilizzata da un frate, sempre torniamo al mondo monastico, che il frate Perignon, che inventò lo champagne, 1770, data fondamentale per la storia dell'umanità, molto più importante di quella delle guerre, perché in quell'anno lui cominciò a produrre le prime bottiglie di vino con le bollicine e divenne di moda in un modo incredibile, a tal punto che nella grande pittura anche di corte, già pochi anni dopo, uno dei pittori ufficiali del mondo di Luigi XV prende e fa il quadro dove ci sono tutti questi signori che vanno a caccia e bevono bottiglie di champagne. Abbiamo inventato le bolle. Ecco, questo percorso, che poi è propedeutico, dicono gli americani, sempre di Trump, a fare la Coca-Cola, non è del tutto vero. Questo è un percorso che ha la sua strada, e questa sua strada è quella che forma la nostra identità europea.
Noi siamo quelli del vino forte, del vino debole, del vino con le bolle, ma dei vini e dei suoi loro commerci. I commerci dei vini avranno, genereranno dei percorsi incredibili. Quei simpatici e britannici dei quali parlavo prima, che oggettivamente bevevano tè ogni tanto, latte parecchio, però appena volevano andare di buon umore andavano a bere vino. Inventarono un percorso del vino che è il loro percorso del vino, che era ovviamente quello dell'Atlantico. Per andare a Londra, portare il vino di Borgogna era lunghissimo, perché andava tutto fatto per via di terra. Portare i vini italiani, tanto li facevamo abbastanza cattivi, allora non ce li avrebbero comprati. I vini che bevevano gli inglesi, quelli della compagnia dei dilettanti di cui ho parlato prima, cioè i fondatori del museo, del British Museum, i fondatori del British Museum bevevano i vini che venivano dall'Atlantico. Quindi bevevano ovviamente dritoni francesi, bevevano il vino di Bordeaux e bevevano una cosa ancora più lontana, bevevano il vino di Porto. Era fondamentale, cioè l'alternativa alla signora che beve il tè era il signore che beve il porto. E devo dire che fra le due bevande io opto ancora per la seconda, non ho capito bene perché, ma ha un suo valore in più. Per darvi un dettaglio anche molto, molto utile da capire, nelle fredde giornate di caccia in Inghilterra e anche delle cacce a cavallo, la bevanda più corroborante non è il tè. Si chiama hot port, è il porto allungato con un terzo di acqua calda. Diventa caldo ed è straordinario, anche una serata di nebbia come questa di oggi potrebbe rassicurarci. Quindi l'Inghilterra viveva di Bordeaux e di Porto. E succede questa cosa terribile, la guerra fra Napoleone e l'Inghilterra. Si blocca il commercio necessario per poter... E sono molto importanti i momenti bellici talvolta per capire le mutazioni del gusto. Si bloccano due cose. Ai francesi non è più possibile comprare lo zucchero che viene dalle Antille perché è bloccato il mare. Agli inglesi non è più possibile bere il porto che viene dal Portogallo occupato dai francesi. Una catastrofe. Uno è senza zucchero e l'altro è senza porto e l'altro è senza... non c'è soluzione. Per fortuna c'è l'ammiraglio Nelson, quello carinissimo, cioè senza un braccio, senza un occhio, però con una fidanzata straganza che è Lady Hamilton, con la quale scappa e vanno in Sicilia. Arrivano in Sicilia dalle parti di Marsala e scoprono che quello che non si può più fare lì si può fare in Sicilia. Cominciano a bere questo vino dolce siciliano che è completamente diverso da quello del porto, però alle 5 del pomeriggio, piuttosto che bere acqua al posto del tè, è comunque meglio il Marsala del porto che non c'è. Inizia il grande commercio del Marsala, inizia la fortuna del Marsala, inizia la fortuna dei commerci fra la Sicilia e l'Inghilterra. Sarà il secolo d'oro della Sicilia. La seconda conseguenza è che già che gli mandano il porto inventano un'altra roba che non c'è in Inghilterra, mettere in scatola il tonno sotto l'olio d'oliva, e inventano un'ulteriore cosa che piace moltissimo agli inglesi, che gli possono mandare le arance. Il porto porta al tonno, il tonno porta le arance, nasce un grande commercio internazionale. E poi, siccome i siciliani sono degli snoboni tremendi, invece di avere come una persona normale 6 camicie, se ne fanno fare 60, in modo che 30 stanno sempre in Inghilterra per essere stirati e li riportano indietro. Gli inglesi hanno un problema tecnico, che le navi che vengono a prendere il Marsala, il tonno e le arance arrivano vuote dall'Inghilterra e quindi scarocciano. Non c'è niente di più pericoloso nel commercio internazionale di una volta che avere una nave vuota. Non solo perché non rende soldi, che è già un pericolo di per sé, ma soprattutto perché non fonda a sufficienza e scaroccia, non va dritta di chiglia. Cosa inventano? Una cosa fondamentale. Vendiamo ai palermitani e ai siciliani la ghisa fusa per fare i balconi. Se voi vedete oggi, la Sicilia ha la ghisa fusa dei balconi dell'Ottocento, che erano quelli che servivano a dare da risposta all'arrivo del vino, del pesce e degli agrumi. Questa è l'Europa.
non capire che questa roba qua è ciò che ci accomuna e che è vero poi influiva su poche persone, perché il contadino siciliano rimaneva disperato con la mafia sul collo come oggi, ma quella piccola quota di società alta che entrava in contatto, parlava perfettamente l'inglese, tutti questi siciliani, gli inglesi venivano, si innamoravano, le signore inglesi si innamoravano di certi aristocratici siciliani, napoletani, in modo disperato, cioè si formava il nucleo di ciò che è la nostra incredibile meccanica che si chiama Europa. Sul vino ancora recente. Quindi il vino oggettivamente è una roba che va presa sul serio. Cioè, e devo dire la verità che l'Europa lo prende abbastanza sul serio e soprattutto che l'Italia, dopo la catastrofe del metanolo, ha superato la catastrofe e è diventato protagonista della qualità. Non siamo ancora i migliori, più grandi produttori del mondo, oggettivamente, però la qualità contraddistingue con grande attenzione l'Italia d'oggi. E dal vino abbiamo imparato tutto, abbiamo imparato a navigare, abbiamo imparato, come dicevo prima, a fare le navi, abbiamo imparato un sacco di cose. E abbiamo anche imparato a convivere con la birra, con Gambrinus e con l'acqua con le bollicine, dalle quali è nata tanta altra bella roba. Rimane un elemento in più, e ancora una volta caratteristico della capacità che ha la vecchia Europa di metabolizzare tutto. Se c'è una cosa che ci caratterizza è che di ereditario abbiamo alcune cose, il vino per esempio, ma di contaminato tantissimo. Pensate ai romani che disperati che erano, che buttavano via i grappi e non hanno mai pensato di fare la grappa. Cioè uno poteva fare, il soldato romano affrontava delle temperature anche abbastanza rigorose, cioè attraversava tutta l'Europa con le ciabattine, andava lì fino in Germania a dargli le botte, non aveva diritto a un grappino al mattino. E per quello che non erano gli alpini, erano tutti legionari, erano tutti fanti, perché non avevano la grappa. La grappa a chi la dobbiamo? La dobbiamo all'altro dialogo di contaminazione potentissimo che ha generato parte della nostra cultura. Gran parte delle parole che iniziano con al o con el sono parole arabe. E questo, tra l'altro, dovendo fare un ragionamento molto curioso, cioè gli arabi di oggi non bevono vino, ma se andate a leggervi Al-Khayyam, il grande poeta persiano musulmano, oppure Le Mille e Una Notte, che è proprio il grande racconto epico dell'undicesimo-dodicesimo secolo, Le Mille e Una Notte, una pagina sì, una pagina non bevono. Quindi il mondo arabo è oggi che non beve perché ha vinto nel mondo arabo quella parte religiosa rigorosa che ha escluso quell'altra, come se da noi avessero vinto i più duri baciapile e ci avessero tolto tutte le libertà. Il mondo arabo beveva, ma non solo beveva il vino, aveva inventato una cosa fantastica, aveva inventato alchimia, cioè la chimica, aveva inventato algebra, le matematiche che abbiamo imparato noi, e fra tutti questi al e el aveva inventato alcol, che è l'alcole, e aveva inventato elisir, che è l'elisir. Noi abbiamo imparato una cosa fantastica dall'arabo, che con l'elisire, distillando cosa che era tipico dell'alchimia, cioè l'alchemico che inventa quella roba lì, che l'alchemico non ha trovato la pietra filosofale e chi se ne frega, ma ha trovato il cognac. Cioè a qualcosa è servita tutta l'alchimia. E noi da loro, nel cuore del Medioevo, quando si apre il dialogo interconnesso perenne con il mondo arabo, dal XII secolo in poi, quando andiamo a imparare, cioè mandiamo quello di Pisa, Fibonacci va ad Algeri e torna ad Algeri con la questione dell'algebra, ha capito la faccenda dell'algebra e ha capito la faccenda del conto moderno. Altri invece che andare a cercare l'algebra tornano, che hanno scoperto come si fa Elisir. Il Medioevo comincia a distillare. Ma distilla con tale sapienza che distilla anche pensieri nelle università. Il distillar pensiero, che è caratteristico di quella fioritura formidabile che fu quella del Medioevo, e di cui parleremo nell'ultima delle nostre, dei nostri incontri, il distillar pensiero è anche il distillar elisir, cioè arriviamo fino all'elisir d'amore nell'operistica dell'Ottocento. Grazie al mondo arabo aggiungiamo un elemento nuovo rispetto al vino, che è la grappa. E tutto ciò che si può fare con l'alcol, d'ogni genere,
Noi non saremmo ciò che siamo se non fossimo leggermente alcolizzati. Alcuni al nord un po' troppo, alcuni al sud un po' meno. E su questa cosa dell'alcol ci fa fare un salto in un'altra direzione, che è ancora più curiosa e che riprendere, perché anche questa è bizzarissima. L'alcol è un carburante fondamentale, cioè oggettivamente il soldato carico di grappa è pronto anche ad affrontare il nemico, perché il soldato carico di buon senso manderebbe al diavolo gli ufficiali. E questo dato non è solo un dato degli alpini italiani, tutti i soldati hanno bisogno di essere carburati per poter andare il più possibile ad uccidere. Il grande inventore della carburazione è stato quel tipo bizzarissimo che è il Federico II di Prussia. Große Fritz era altro così, ma è detto dal Große Fritz. Il grande Fritz fa una scoperta straordinaria. Scopre una roba che era arrivata dall'America, perché intanto c'è arrivato dall'America, e aveva avuto un successo scarsissimo, la patata. Le prime patate erano arrivate subito, pochi anni dopo Colombo, in Spagna, insieme ad un ortaggio che ebbe invece grande fortuna, similare in un qualche modo alla patata, che era il pomodoro. Il pomodoro si capisce subito cosa bisogna farne, cioè che bisogna mangiare quella roba lì, no? E quella roba lì che si mangia si diffonde in tutti gli stati che sono connessi con la Spagna, in modo particolare con il nostro meridione. Il pomodoro diventa, per un certo momento in poi, ma lo riprenderemo più avanti, il prodotto dell'italianità, però viene da loro. Il pomodoro va benissimo. Sulla patata era un po' più difficile, perché i frati se la coltivavano, sapevano come si usava, e alcuni invece che non avevano capito questa faccenda, con un'intelligenza avevano mangiato, invece che il tubero, avevano mangiato la pianta, e la pianta è velenosa. Sicché fu dichiarato fructus diabolicum, e vietato dalla Chiesa. Loro continuavano a mangiarla. Il tedesco aveva capito che serviva una cosa fondamentale, quella patata lì, che coltivandola, e da loro si coltivava molto facilmente lì su, perché si coltivava poca altra roba, cioè il grano viene un anno sì e due anni no nel nord della Prussia, perché il clima è tremendo e la terra è molto povera. La patata invece viene sempre. La patata che viene sempre servì a sfamare le sue popolazioni, ma servì soprattutto ad una cosa straordinaria che si poteva fare solo col grano, a fare lo schnapps, la vodka. E siccome il soldato carbura ad alcol, il soldato prussiano carburò molto bene. Abbiamo avuto le ultime conseguenze, l'ultima guerra è andata avanti per un po' sta faccenda della carburazione del soldato tedesco. Però avvenne proprio per quest'uso della patata nel campo dell'alcolico. Ma la patata la usava solo lui. Ci fu un prigioniero di guerra, dopo la guerra dei sette anni, francese, che rimase stupito, tale il marchesino Parmentier, rimase così colpito dal fatto che faceva la patata, del fatto che lui fosse stato in grado di sopravvivere agli anni di prigionia mangiando la patata, che quando tornò in Francia cominciò a sviluppare anche in Francia la coltivazione. Nessun contadino la voleva mangiare, perché era rimasta la tradizione che fosse una cosa diabolica. Nessuno la voleva mangiare, e inventare uno stratagemma tipico della comunicazione, cioè perché lui era in accordo con la monarchia, fecero un campo cintato guardato dai soldati. Ovviamente i contadini andarono a rubarla, perché era bene roba del re, finché era roba di chiunque poteva far male alla salute, se era roba del re era benedetta. Iniziò l'uso, e si fa ancora in Francia, la pompe Parmentier. Poi fece degli sviluppi enormi, importantissimo. La patata fritta invaso il mondo, l'America non esisterebbe senza French fries, e il nord Europa è pieno di patate, e la patata si è diffusa. Si è diffusa perché si voleva diffondere l'etilismo. Ora, la patata veniva fuori da un mondo nuovo al quale dobbiamo moltissimo. Dobbiamo i fagioli. Esisteva un fagiolino, abbiamo fatto delle ricerche, preesistente in epoca romana,
che è quel fagiolino con i due occhini sopra, non so se lo conoscete, quello è preesistente, ma era piccolissimo e produceva pochissimo, non era da considerarsi un alimento risolutivo. E il grande, il fagiolo nuovo è quello che viene con la scoperta dell'America centrale, cioè quello azteco e quello maya. Gli aztechi, un vaso su due ci sono sui fagioli, era proprio il loro alimento principale. L'arrivo dei fagioli da noi forma quell'altro caso straordinario di contaminazione, che oh no, oggi va a Roma e cosa c'è di più romano che mangia fagioli con i cotiche? Cioè, fagioli con i cotiche oppure la zuppa di fagioli, che sembra le cose più nostrane, più profondamente di identità, ci vengono da fuori. E anche questo ci deve far riflettere, come viene da fuori tantissima della roba che noi mangiamo. Il riso si coltivava già in epoca romana antica e i ricercatori hanno ritrovato dei piccoli contenitori di riso che erano dati ai soldati, ai legionari, quando si ammalavano. Dicevano, mangi, fatti bollire sta roba che ti passa. Per loro mangiavano roba molto frugale, portavano preso il farro e poi mangiavano quello che gli capitava, quello che anche a mio parere raccoglievano, rubavano, e però si ammalavano. E era usato, era già una varietà usata come varietà medicinale, però era quello che si chiama oggi la varietà japonica. La varietà che usiamo noi, che è la sinensis, viene dopo e viene dalla cultura dei semplici, cioè delle erbe medicinali, che porta che evolve intorno al monachesimo del 400 e che comincia in un qualche modo in parte a sfamare le nostre zone. Ma noi non saremmo mai usciti dalla problematica drammatica del Medioevo se non avessimo avuto la fortuna, dovuta in gran parte al cardinal Federico Borromeo, pensate, di impiantare il mais. Cioè, il cardinale, al quale dobbiamo tante cose, però non ce lo siamo dimenticati, fu il primo grande, in un qualche modo, propagandista del grano turco in Lombardia. Veniva in contemporanea con l'importazione delle prime panocchie a Venezia, dove ci sono dei documenti di panocchie nei decori di uno dei più bei palazzi veneziani già 30 anni dopo la scoperta dell'America, e lo stesso a Palazzo Centurione a Genova nei decori, perché era una cosa assolutamente inattesa, questa roba nuova che era arrivata. Questa roba nuova diventa uno degli alimenti fondamentali. Tra l'altro ha anche un nome strano, perché chissà perché lo chiamiamo turco, e non ha niente di turco. Infatti gli unici che usano la parola autentica sono i lombardi, sono i lombardi che sanno come si chiama il lombardo, il mergun. Ma il mergun, qual è l'etimologia di mergun? È l'americanone pronunciato in lombardo. L'americanone è il mergun. Allora, è il grano americano che noi chiamiamo grano turco. Il lombardo è molto più intelligente da questo punto di vista dell'italiano ufficiale, perché sa che è americano, mentre l'italiano ufficiale lo spaccia per essere turco. Questa confusione sulle origini non c'è solo sul grano turco, c'è su parecchie robe nuove che arrivano dall'America. Pensate che c'è, per esempio, sul tacchino. Il tacchino, io continuo a giocare, so che voi parlate almeno 5-6 lingue regolarmente, no, a casa. Allora, il grano turco, in tedesco si chiama Welschkorn, che vuol dire il grano gallese, perché tutto ciò che è Welsch in Germania, nel mondo crucco, è gallese, quello del Franco, tutto ciò che sta al di là del Reno, dal Reno fino al mare Atlantico, è gallese per i tedeschi. Anzi, per i tirolesi è gallese e Welsch anche l'italiano. Tutto ciò che non è cruco è gallese, è Welsch. Per cui il grano turco si chiama Welschkorn, mentre noi lo chiamiamo turco. Già questo è divertente. La cosa si rende ancora più bizzarra con l'altro alimento fondamentale che ci viene dall'America e senza il quale il Natale sarebbe tristissimo, il tacchino.
Noi soli gli diamo questo nome bizzarro di tacchino, perché gli americani che l'hanno scoperto l'hanno chiamato turco, cioè che. E l'hanno trovato in America e per un errore tecnico, quando è arrivato in Inghilterra, l'ha chiamato turco, perché faceva parte delle cose strane, rientrava nelle cose strane. I tedeschi invece lo chiamano gallese, lo chiamano Welshun. Allora, per i tedeschi è la bestia gallese, per gli americani è la bestia turca, per noi è il tacchino. Ma questo pasticcio complessivo in cui non si capisce mai da dove vengono le cose è ciò che fa la nostra cultura europea. Ed è quello che ci permette anche di capire un po' gli intrecci che vanno da un luogo all'altro. Abbiamo il turkey, abbiamo il grano turco, tutta roba nuova, i fagioli, abbiamo i pomodori. E però, in che cosa consiste la genialità del paese al quale apparteniamo? Che noi siamo i grandi metabolizzatori. Prendiamo sto pomodoro che viene dall'America, lo mettiamo su un pezzo di pane, lo chiamiamo pizza, lo rivendiamo agli americani e sono convinti che la pizza è americana. Inventiamo la riforma agraria nel meridione, grazie all'influenza che sul meridione allora ha la cultura dell'Europa del centro, cioè devo fare ogni tanto dei piccoli momenti così di precisazione storico-economica, spero di non annoiarmi. Con la metà del Settecento nasce una nuova teoria dell'economia. Tutta l'economia rinascimentale è un'economia mercantilista, nella quale si dice la ricchezza delle nazioni dipende dalla quantità di oro sul quale è seduto il principe, sostanzialmente. Oppure il comune, se si tratta di una società comunale, oppure il monarca. Cioè si chiama mercantilista, è basata sulla tesaurizzazione. Con la metà del Settecento si comincia a percepire un'altra ipotesi della ricchezza della nazione, che la ricchezza di una nazione dipende dalla quantità di uomini che posso far uccidere se vado in guerra, cioè dalla soldataglia che tiro su. La soldataglia è la mia vera forza di convincimento, perché gli orizzonti europei si sono allargati. L'Europa esce dal trauma della guerra dei Trent'anni nel 600 e della pace di Vestfalia nel 648. Si forma lentamente nella fine del 600, ancora potenti, alcuni stati potentissimi, fra cui quello di Luigi XIV in Francia, l'idea che è la quantità di gente che ho che forma la ricchezza del mio esercito. E per fare soldati devo farli mangiare prima di farli sparare, perché si spara meglio quando è più grosso il soldato, altrimenti cammina male. Nasce il bisogno di generare un'ipotesi di economia che non si fondi più, come nella civiltà preesistente rinascimentale e tardo medievale, non più fondata sul denaro, ma sul numero di abitanti. È così che nasce la fisiocrazia. La fisiocrazia dice: se l'agricoltura è ricca, da un'agricoltura ricca alimento il disperato cresce e li sparo. Questo è il percorso. L'Europa passa, attenzione, nei numeri demografici è molto interessante, l'Europa aveva raggiunto il massimo della sua popolazione prima della peste nera del 1348-52. A metà del 300 l'Europa perde in alcune parti il 70% della sua popolazione. Tornerà alla stessa dimensione di popolazione solo nel 700. Ci mette 400 anni a tornare a quella dimensione, e in quel momento gli si pone la domanda: bisogna mangiare. Nasce la fisiocrazia, chi ha molti soldati vince sugli altri. Spesso ci si chiede come mai quel pazzo del Napoleone Bonaparte era andato a invadere la Russia, che uno normale non ci andrebbe mai, tanto perché fa troppo freddo, poi sono tantissimi i russi. Non c'era ancora Putin, per quello che era andato, ma soprattutto non c'era la ricca popolazione che ha la Russia di oggi. La Francia, alla fine del percorso fisiocratico, aveva 18-19 milioni di abitanti, la Russia ne aveva 10 milioni. E per quello che ci fu la guerra fra Russia e Svezia, e vinse la Svezia, perché erano 10 milioni contro 10 milioni. I francesi erano 17 e hanno detto: allora facciamo la festa agli altri. Gli inglesi erano solo 9 allora. Questi dati demografici permettono di capire l'evoluzione della politica e della storia,
ma soprattutto permettono anche di capire il motivo per il quale si era tanto interessati alla fisiocrazia, a farli da mangiare. Allora, i guru della fisiocrazia sono in quel momento i due stati di maggior peso nella politica della nostra vecchia Europa, e cioè quello i francesi da un lato, dei vari Luigi in fila, e quello asburgico dall'altro. Deriva dallo stato asburgico, dalla più produttiva di tutte, che è Maria Teresa d'Austria, quella che fa una quantità infinita di figli per fare l'Europa con i propri bambini, e anche l'Unità d'Italia, che ha una figlia che va in sposa, poveretta, a Luigi XVI, quella alla quale tale nella testa, e un'altra figlia più fortunata che va in moglie al re di Napoli, Ferdinand, no? Ferdinand è un personaggio fantastico, sembra e assomiglia molto a Jean-Paul Belmondo. Si occupava soprattutto di andare a caccia un po' di cinghiali, un po' di contadinelle. Era molto impegnato, ma era anche un uomo intelligente, perché lui si deve alla nascita del museo, si deve tante cose. È stato molto maltrattato dalla storiografia piemontese, che ha maltrattato a man bassa tutto il meridione per dire che avevano ragione loro a fare l'Italia. Però Ferdinando è molto meglio del previsto. E soprattutto la sta moglie molto simpatica è Maria Carolina. Maria Carolina d'Asburgo, figlia della Maria Teresa, la quale porta a Napoli l'idea della fisiocrazia. E nell'idea della fisiocrazia vengono alcuni elementi potentissimi che sono la storia dell'alimentazione di tipo nuovo. Se vi capita un giorno di andare a Caserta c'è il primo manifesto maoista d'Occidente fatto da Re Ferdinando di Napoli, che è il presepe. Il grande presepe che è conservato a Caserta, una roba formidabile, grande come due volte questo palcoscenico, una roba fantastica, è la pubblicità della nuova alimentazione. Ci sono le provole, ci sono le prime bufale che arrivano a fare le mozzarelle, c'è la trasformazione della campagna, ci sono tutte le erbe, erbacce nuove che si mangiano, tutta la roba lì che fa bene alla salute secondo i dietologi, cioè c'è la prima dietologia, e in mezzo c'è un contadino della Paserenza analfabeta, seduto a tavolino, che mangia, siamo nel 1764, mangia un piatto di spaghetti con la forchetta e la pomarola in coppa. La prima grande pubblicità alimentare della storia d'Occidente, straordinario, a Napoli. Ora, questa faccenda è una faccenda complessiva perché corrisponde ad un percorso trasversale molto europeo, perché le macchine di estrusione vengono dall'Inghilterra per fare gli spaghetti, cioè una macchina potente per l'estrusione. Il pomodoro viene dalla Maria Carolina, cioè l'idea complessiva che la cultura europea stia generando un'idea nuova dell'alimentazione si fonde in quegli anni lì. La sorella povera di quel piatto di spaghetti è la pizza. La pizza invade il mondo e oggi gli americani, Donald Trump è convinto che la pizza l'ha inventata lui. A mio parere non bisogna dirgli che non è così, perché sennò si arrabbia. E siccome c'è il bottone, meglio tenerlo lì con la sua pizza. Ma questo per spiegargli cosa sono gli intrecci che vanno a formare la nostra cultura europea. Quanto è complessa questa faccenda, dal vino alla pizza. E allora vorrei, adesso parlare, adesso non so se ci sono molti vegani presenti. No, ma io sono un po', dopo che devo parlare di una roba molto sconcia sulla storia europea, che potrebbe offendere i vegani, invece che, per la quale io, anche mia moglie non è tanto d'accordo sull'argomento, però io ne vado parte, il foie gras. Il foie gras è la storia della nostra cultura. Pensate che cosa strana. Allora, chi era maniaco di oche era l'egiziano antico. Il faraone andava di oche, anche la faraona. L'egiziano antico, e se andate a vedere i papiri sul Nilo, è pieno di oche, di occhette, bla bla e così via. Ma loro non solo sapevano di oche, sapevano anche che l'oca si può far ingrassare, e sapevano di grasso di oca. Ma il mondo occidentale si divide in quattro grassi, sostanzialmente. La nostra civiltà è fatta di quattro grassi, che sono l'olio di oliva, il più antico, il più civile di tutti, quello che noi sosteniamo ancora come bandiera. Poi l'altro grasso è il suo opposto, è il burro, il nordico, quindi burro contro olio, anche se a mio parere il burro, poi questo, scusate, faccio una parentesi,
Guardate che è giusto mettere una noce di burro sugli spaghetti al pomodoro. Perché quella roba lì nel Settecento, con la Maria Carolina, era tutta austriaca. Quindi il burro arriva proprio in quel momento di evoluzione della fisiocrazia napoletana. È un errore, sono i nordici che non mettono il burro per essere più napoletani dei napoletani. Invece all'Africa si mette il burro. Come, torno alla questione di prima, cioè torniamo a quella che è la storia dell'evoluzione dei grassi. Quindi abbiamo l'olio, il burro, lo strutto, che per molti è proibito, per il mondo ebraico per esempio, ma che per il cruco è fondamentale e per i russi in un modo assoluto, il russo senza lardo muore, fa dei lardi alti così, senza un filo di carne dentro, una roba bianca, come il lardo di Colonnata, e poi c'è il quarto grasso al quale non pensiamo mai, che è il grasso d'oca. Il grasso d'oca è importantissimo in tutta l'Europa dell'Est. Perché se andate a vedervi le immaginette dell'Europa dell'Est, ancora quelle dell'Ottocento, e anche in quelle della di casa mia d'origine, l'altra in Alsazia, c'era un personaggio fondamentale che era la Gansa Lisi, Lisi era il diminutivo di Elisabetta, della ragazza del paese. Era la ragazza del paese custode delle oche. Le oche vanno a gregge e riconoscono il proprio padrone, vanno a farsi uccidere solo da quello lì. E c'era una ragazzina che teneva, custodiva le oche fuori dal paese. Le oche producevano una serie di cose, fra le quali il grasso d'oca, che è eccellente in cucina, lo raccomando, si trova poco qua in Italia, ma che è eccellente e non è molto pesante. Ma soprattutto il grasso d'oca era fondamentale per Mosè e per le tribù di Israele, le quali avevano la proibizione di mangiare il brutto porco, per un motivo anche comprensibile, perché il porco trasforma tutti in stanziali. Nessuno fa più il nomade quando ha un maiale, eh? Preferisce stare accanto al maiale che accanto al proprio destino. Cioè, il maiale trasforma l'essere umano in sedentario. Non è un fatto di temperature alte o basse, perché i sedentari romani in Sicilia, dove la temperatura era esattamente come in Palestina, mangiavano il maiale, cioè il maiale trasforma l'essere sedentario. È ovvio che, essendo lo scopo di Mosè quello di avere delle tribù vagabonde per affrontare la grande traversata verso la terra promessa, quello che sarebbe stato vietato era il maiale, li teneva fermi, mentre andava bene il cammello, il cavallo, la mucca, tutti quella pecora, tutti quelli che camminano erano benvenuti, il porco era reietto. Allora, quel grasso lì non si poteva mangiare. Il burro non è di facile uso da quelle parti e anche lì Mosè aveva messo una regola molto precisa, che era quella che non puoi, non mangerai mai l'agnello nel latte di sua madre, cioè quindi non userai mai il burro per cucinare la carne. Anche questo probabilmente per dei motivi più che igienici, economici, cioè non ammazzarmi la vacca, non buttare via il latte in cose inutili, cioè igienicamente in equilibrio della spesa e del mangiare. E cosa rimaneva? Era difficile nell'esodo fermarsi 20 anni per far crescere un ulivo, portare l'olio a casa. Quindi l'unico grasso che rimaneva era quello dell'oca, col quale si può cucinare. Le oche arrivarono in Israele. Quando i romani conquistarono la Palestina, si accorsero che le oche non servivano solo a custodire il Campidoglio, che ce l'ha rimessa adesso le oche, però stanno sugli scranni. Le oche avevano la seconda funzione, che era quella di fare grasso, e i romani impararono il grasso d'oca in Palestina. Se lo portarono a Roma, dicendo alle oche: adesso un po' fate le custodie, le altre fate una roba più seria, mi fate il fegato grasso. Il fegato grasso si faceva allora con i fichi, non con le robe di oggi, e molto si fa ancora adesso a Mortara, si fa con i fichi qui vicino, e dal mettere il fico nell'oca venne la parola conseguente ficare. Non è l'opposto. La parola fico genera la parola ficare e in questo modo si fa il foie gras, e la parola ficare ha generato la parola più nota al mondo per gli inglesi, fuck.
è da lì che viene, perché vuol dire ficare. Quando l'americano fa quel gestaccio poco elegante col dito, quando sorpassa, gli fa più, non sa che sta evocando la genesi del foie gras. Pensate al decadimento della cultura nei secoli. La conseguenza di questo percorso bizzarro è che la pratica del fegato grasso, che si è sviluppato in area italica, è andata a depositarsi negli estremi ultimi di tutto l'impero romano, e cioè dove? In Pannonia, in Ungheria, dove lo fanno ancora adesso, in Renania, dalle parti mie dove lo fanno adesso, in terre estreme, che noi oggi chiamiamo Aquitania, a Bordeaux, dove lo fanno ancora adesso. L'eredità dell'impero romano è rimasta viva, vegeta, un po' nella lingua che parliamo ovviamente, sicuramente nel vino, ma altrettanto nel foie gras. Viva il foie gras! E su questo adesso non vorrei poi domani essere minacciato, però lo faccio, è un sostegno della cultura questo, non è un sostegno di una posizione antipatica per chi si occupa di veganismo. Ma anche lì faccio un altro ragionamento, sempre su queste strane cose e sulla fierezza che dovrebbe avere l'Italia delle sue particolari origini. Sono intervenuto 2 o 3 volte, sono andato a fare un monitoraggio, perché voi sapete che io mi occupo di storia dell'architettura e di quelle robe lì come mia qualifica ufficiale, nelle aree dei recenti terremoti fra Abruzzo e dintorni, e in modo particolare a Norcia. Norcia è la città di San Benedetto, molto importante per tutta la cristianità, ma Norcia è soprattutto la città dei Norcini, che è ancora più importante per l'umanità, perché alcuni anche non benedettini mangiano salsicce. A Norcia è stata inventata la salsiccia. I Norcini di Norcia scendevano a Roma per portare giù i maiali, facevano i salsicce lì. Non avremmo la salsiccia senza quella tradizione, e da lì si sviluppa tutta nell'area centro italiana fino in Lucania, e difatti quel risotto con la Luganica non è altro che il risotto con la salsiccia della Lucania, con la Lucanica. Ma questa roba qua della Lucanica e della salsiccia di Norcia è l'antenato del Würstel. La signora Merkel, ogni volta che vede un Würstel, dovrebbe pensare che ha un debito morale e economico con Norcia. In questo momento, ed è lì la critica che faccio a molti dei nostri deputati europei, non sono stati in grado di andare a battere cassa e dire: voi dovete restaurare l'Italia. Non è una roba che devono fare gli italiani, sono i tedeschi, i francesi, gli inglesi. Chiunque mangia un hamburger da qualche parte, chiunque mangia un Würstel, se non avesse avuto quell'origine lì, non mangerebbe il Würstel, dovrebbe mangiare il maiale crudo. Ora, loro non sanno neanche mangiare il maiale crudo, perché gli unici al mondo che mangiano maiale crudo siamo noi. Il prosciutto crudo c'è solo in Italia, non c'è un prosciutto crudo tedesco, non c'è. Siamo noi gli spagnoli, jamón, noi e gli amonisti, cioè i mediterranei, sanno mangiare il maiale crudo, quindi abbiamo ancora della sapienza da diffondere. Non è ancora vuota la nostra capacità, cioè il nostro compito di propaganda e di evangelizzazione. Ma noi abbiamo generato tantissimi, in qualche modo, momenti di mutazione del gusto, e molto è partito da noi, è proprio partito dalla penisola. Cioè, dobbiamo dire la verità, la culla della cultura intellettuale, filosofica e matematica, non c'è dubbio, è la Grecia. La culla della nostra cultura mista è in San Paolo, cioè in un incrocio fra ebraismo e grecità. Noi siamo le bestie lì dentro, però siamo delle bestie pensanti, perché abbiamo pensato allo stomaco. Cioè, loro hanno pensato alla mente e all'anima, noi abbiamo pensato molto seriamente allo stomaco. E su questo vi vorrei raccontare ancora 2 o 3 altre storie, perché così tornate con una convinzione di appartenere a un ceppo culturale veramente degno di difesa. Pensate a questa storia magica delle ostriche.
Le ostriche si mangiano nel mondo intero oggi. Le mangiano senza saperne la storia, devo dire la verità, anche le popolazioni dell'America. Ma lì hanno imparato a mangiare, in verità hanno imparato a mangiare le ostriche, gli schiavi negri. Neri, oggi, per essere politically correct. Nella baia del Chesapeake, la grande baia che c'è fuori sotto Washington, loro che erano senza mangiare erano i primi che avevano imparato a poter mangiare le ostriche, per l'unica cosa che beccavano. E questo l'avevano imparato perché gli avevano insegnato a mangiare le ostriche i figli di mignotta che li avevano portati, rubati in Africa e portati là, gran parte, i commercianti spagnoli. Loro non avevano imparato bene come aprirle, perché non avevano il coltellino dei brettoni, e aprivano le ostriche in un modo col quale si aprono ancora adesso, si chiamano broil, mettendole sul fuoco. L'ostrica, quando uno se la mette sulle braccia, l'ostrica un po' si offende, apre per vedere ma che cosa succede, in quel momento uno la becca, no? Il che serve a fare una delle cose più buone del mondo, che è la oyster soup, che è una zuppa fatta con ostriche, panna, cipolla. Fantastica, fantastica. Noi non la usiamo, ma la oyster soup, vi raccomando, cioè appena andate là dell'Atlantico, è una cosa straordinaria. Torniamo alla questione centrale. Le ostriche erano una passione di quei sproscettati dei romani. Il romano maniava con grande convinzione e con grande passione ittica. A tal punto si pappava le murene, mangiavano i pesci di ogni genere, a tal punto che un po' la probità senatoriale, ma un po' soprattutto con rompiscatole del Giulio Cesare, che anche a vederlo sembrava un po' sullo stitichello, non era uno che mangiava molto, avevano messo una serie di normative che erano le leggi suntuarie della Roma antica, che ponevano dei limiti alla spesa. Cioè un senatore non può spendere più di tot quando invita a cena, o tu non puoi invitare a spendere più di tot se inviti a cena un senatore. Se inviti tot senatori di più, se per una festa, tot sesterzi, era molto codificata questa faccenda, perché spendeva come pazzi. Questi coltivavano le murene, le ostriche e tutti gli altri pesci rari dalle parti da Formia fino a Napoli e se li facevano portare a Roma. Si facevano portare a Roma per conservare sul ghiaccio. E poi di ghiaccio parleremo dopo, cioè i romani sono stati i primi a capire che il ghiaccio serviva, e lo facevano mandando d'inverno gli schiavi sul Monte Soratte a portare giù i blocchi di ghiaccio, li mettevano, li sotteravano, questi qua duravano tutto l'anno e li usavano per andare a prendere il pesce e fare il gelato. Quindi da quella perversione lì iniziale nasce il culto dell'ostrica. Loro vanno ad impiantare le ostriche ovunque nell'impero sono impiantabili, cioè ovviamente non in Bretagna. Le impiantano in modo particolare in Iberia, cioè nella Spagna di oggi. Gli spagnoli fanno una scoperta estremamente intelligente quando iniziano la grande navigazione. Scoprono che per evitare lo scorbuto, siccome non si pesca sulla nave, sulla caravella antica, curiosamente non si pescava. Cioè non si era ancora inventato un sistema di pesca al traino, no? E non si pescava. Poi erano anche alte, si mangiava principalmente pecora secca e pane secco. E dopo un mese veniva lo scorbuto, perdevano i denti. Ad esclusione di alcune navi, le quali per una sapienza inspiegabile, avevano capito che se si appendevano fuori dalla nave in una cesta un po' di ostriche e portavano con sé un po' di limoni, mangiando un'ostrica con un po' di limone, ma bastava un'ostrica ogni due giorni, il marinaio non gli veniva più lo scorbuto, perché aveva la quantità sufficiente di vitamine, sia quelle che venivano dall'animalotto, che quelle che avevano la vitamina C che veniva dal limone. E così andavano avanti navigando. Poi ebbero la grande idea di invadere l'Inghilterra, la invencibile armada. 1588 vanno alla conquista dell'Inghilterra. Eppure l'Inghilterra li fanno, gli inglesi li accolgono come hanno accolto altre volte gli invasori, come hanno accolto il Napoleone, come hanno accolto... Cioè l'Inghilterra non va invasa, chiaramente, è una cosa che bisognerebbe imparare da allora. Li mandano a fondo tutta la flotta. Fra Dover, fra l'Inghilterra e la Francia, va a fondo la flotta.
Alcuni muoiono, molti partono a nuoto, poi tornano a casa oppure aprono un'osteria. Vanno a fondo le ostriche. Da quel momento in poi le ostriche affondate della MSC Vilarmana cominciano a popolare sia l'area della costa manica francese che l'area di Dover. E 10 anni dopo, 15 anni dopo, se andate a vedere la pittura dei fiamminghi, nella pittura cominciano a apparire le ostriche e anche i limoni che vanno a comprare in Italia, no? Allora, questa storia delle ostriche è formidabile, perché è la storia dell'Europa, è la storia di quanto l'Europa deve, e questo dovrebbe anche servire a noi a una certa nostra fierezza. In fondo, se le abbiamo insegnato la Lugania, la salsiccia, e abbiamo insegnato le ostriche, le abbiamo insegnato pure a bere il vino, adesso onestamente cosa ci chiedono ancora? Il contributo alla comunità europea. Ma noi abbiamo già dato. Abbiamo già dato. Gli tocca solo restituire. Il contributo l'abbiamo dato. Questo senza citare i grandi. Non voglio menarla come sempre col Michelangelo, col Giuseppe Verdi e il Galileo. Quelli lasciamoli nell'Olimpo. Ma torniamo sulla dimensione dello stomaco. E nella dimensione dello stomaco scopriamo che cos'è stato il contributo di questo paese alla evoluzione dell'umanità. E quanto questo contributo è stato fondamentale. Poi ognuno ha preso la sua lezione, chi è andato di qua, chi è andato di là, e tutti hanno cominciato a farsene per conto proprio le ostriche. E oggi noi le compriamo a Parigi. Per fortuna c'è il supermarket. Ma questa cosa qua, gelato e foie gras e ostriche, ci dà un'indicazione di che cosa vuol dire la movimentazione delle culture, no? Le necessità delle culture, il mondo che era molto più frugale del nostro e dove il commercio di certi alimenti era fondamentale anche il sistema della fede. Pensate al povero François Villon, il mio poeta preferito del 500 francese, che lo mandano in galera perché uno l'ha denunciato in quanto aveva mangiato un po' di lardo di venerdì. L'ha messo dentro, eh? Allora, i venerdì, adesso io credo che un po' fosse responsabilità del clero severo, ma un po' c'era la lobby dei venditori di pesce dietro. E la lobby dei venditori di pesce era quella che governava il commercio delle aringhe, che ancora una volta venivano dal mare del Nord e dalla Manica, scendevano la Senna e andavano a Parigi. Era allora popolosissima. Ma quando la Pulcella d'Orléans, Giovanna d'Arco, blocca Orléans, non arrivano più le aringhe. E a mio parere l'ha bruciata non per un fatto di fede o di politica, l'ha bruciata per le aringhe. È una tesi abbastanza interessante che si dovrebbe dibattere con maggiore approfondimento. Però che spiega molto di allora e ci spiega anche, per esempio, quell'altra cosa straordinaria che è il mondo del baccalà e dello stocafisso. È baccalà o è stocafisso? È una questione che io non ci ho mai capito fino in fondo, perché in base a come viene seccato il baccalà, in base a come è seccato viene stocafisso. Poi alla fine non è molto diverso, non è molto diverso, ma anche questo si diffonde curiosamente attraverso tutta l'area nordica, perché da una parte si dice stocafisso sarebbe quello del nord, eh? Perché il nome è anche Stockfish, il pesce duro, mentre il baccalà, meravigliao, è come il cacao, va dalle aree del Portogallo, il Mediterraneo, fino da noi. E allora, e questo è il motivo per il quale si dice polenta e baccalà e non polenta con stoccafisso. Non sono mai riuscito a spiegarmi il motivo per il quale ci fosse un simile commercio del baccalà attorno a Venezia, visto che avevano il mare. Ma perché anche i veneziani non pescavano, pescavano pochissimo. I veneziani che sapevano andare di mare andavano a commerciare, mica perdevano tempo a pescare, facevano dell'altro. E così come i genovesi che mangiano baccalà anche loro, ma mangiano baccalà mentre avevano il mare sotto casa. Hanno il mare sotto casa e invece mangiano baccalà. Il baccalà diventa uno degli altri elementi del commercio trasversale europeo, perché diventa uno dei primi cibi conservati, lì la questione. La grande questione del Medioevo è come conservare i cibi.
da dove nascono le grandi scuole della conservazione, che non sono poi tante, un po' di carne secca, pochissima, un po' di carne dei grigioni, già un po' di più, moltissimo maiale conservato, da quello affumicato a quello cotto, a quello seccato del nostro prosciutto crudo, i formaggi, cioè tutto ciò che è conservabile. Noi oggi non ci rendiamo conto, quando andiamo al supermercato, nel frigorifero, di come fosse importante nella cultura alimentare del passato poter avere degli alimenti che si consumavano in un'epoca diversa da quella della produzione. È ovvio, prima di tutto, per quello che il grano conta. Il grano lo si raccoglie e dura tutto l'anno. E in conseguenza nascono tutta una serie di alimenti che sono gli alimenti diffondibili, che sono gli alimenti conservati. E ciò che si conserva è commerciale. Cioè l'Europa dei commerci si fonda sul fatto che alcuni beni alimentari sono spostabili. Molto più facile spostare il grano che le ciliegie, non c'è dubbio, soprattutto in epoca medievale e in epoca rinascimentale. Facile il baccalà, facile il prosciutto, facile il lardo. Su questi commerci si fonda la nostra grande cultura europea e si fonda poi sullo spostamento delle persone. E lì diventa ancora più interessante, perché ogni cultura porta le sue abitudini. Ora, torno ancora, di qui mi tolgono la legion d'onore i francesi fra pochi giorni, perché esalto troppo l'italianità, però siamo qua a questa cosa. Grande portatrice di civiltà è l'Italia e di pasticci anche, però innegabilmente a Caterina de' Medici, quando sposa Enrico II di Francia, si devono due o tre cose fondamentali. Il tentativo di insegnare un po' di buone maniere a quei rozzi francesi, parenti miei, spiegandoli che non è necessario mangiare la carne con le mani. L'hanno sempre mangiata con le mani. Arrivano sti fiorentini, è vero che sono, poi dopo li accusano di averlo vis florentin, perché sono tutti un po' così dubbi nella loro sessualità. Il mal florentin lo chiameremo dopo, però sono un po' troppo raffinati. Saranno esageratamente raffinati, ma usano la forchetta. Hanno imparato la forchetta dall'Europa orientale, cioè da Costantinopoli. Prime forchette sono, le tengono perché la romanità non ce l'aveva. L'aveva forcone, ma non aveva la forchetta. La forchetta si sviluppa intorno a quei raffinatoni decadenti dei bizantini. Passa ai fiorentini, i fiorentini la portano i francesi finalmente diventano presentabili. E già che ci sono, Caterina li porta un'altra cosa curiosa. Li porta un intruglio di chiara d'uovo, di giallo d'uovo, di zuccheri e di frutta che si raffredda e che è il gelato. La sta facendo il gelato, un altro pezzo che ci permette però di ragionare seriamente su che cos'è l'Europa. Io ho sempre pensato che l'Europa dovrebbe arrivare fino alla tomba di Abramo. Perché mai dovrei lasciare Abramo a quelli lì quando è roba nostra? Cioè l'Europa è Mesopotamos che nasce l'Europa, è lì che nasce la nostra civiltà dell'agricoltura, è lì che nasce il primo grano, cioè dobbiamo metterci d'accordo una volta, non sono se ne discute sufficientemente, ma adesso ci sono quelli dell'Isis, ma ci sono anche le persone civili, non sono mica tutti barbari, Al-Khayyam veniva da lì, cioè non è mica la bestia, Al-Khayyam è un gran poeta. Allora lì, da quelle parti lì, si inventa l'Abramo. L'Abramo è il primo che in un momento di sete pare che Isacco li abbia preso del ghiaccio, l'abbia mescolato della neve, l'abbia mescolato con del miele e lo abbia dissetato. È il primo gelato documentato della storia del mondo. Questa roba viene ripresa a Roma con una cosa che si fa ancora adesso, che è la grattachecca. Perché Roma, sempre per trasportare, sprocedati i romani, per trasportare il pesce, per farsi le robe gelate d'estate, portavano il suo ghiaccio del Sorate. Col ghiaccio del Sorate si scopre che cominciano a fare una cosa, grattano il ghiaccio e ci mettono su dei succhi di frutta. Non è ancora il gelato, ma è la grattachecca. Cioè frutta e miele su ghiaccio non è mica male d'estate quando uno sta al gianicolo. Ancora oggi viene bene. Ma la vera invenzione è questa invenzione medievale e rinascimentale, che è dovuta al cuoco di Caterina II,
il quale comincia a fare questo intruglio e diventa di moda a Parigi sta faccenda. Ma torna di moda anche in Meridione, perché è fondamentale lo zucchero. Ora, in Sicilia si coltiva la canna da zucchero, ancora nel 5 e nel 600, poi hanno abbandonato anche quella. E dalla Sicilia parte un giovanotto avventuroso che si chiama Procopio, che va a Parigi e apre il Procopio, il primo grande bar del mondo. C'era già una cultura dell'osteria barosa del genere in ambito veneziano, ce n'era già una in un qualche modo nell'ambito viennese, però Procop diventa il cuore di Parigi. Sono gli anni in cui si sviluppano i club di discussione, sono gli anni in cui cominciano a bere il caffè, vanno lì a bere il caffè, che è l'altra cosa appena importata e trasformata, ognuno beve il suo di caffè secondo le tradizioni. Sono gli anni in cui stanno inventando la cioccolata in inglese, come dicevo prima, cioè sono gli anni dei grandi mutamenti, sono gli anni della fisiocrazia, cioè dove si dice l'alimentazione serve a generare una popolazione diversa. E fra queste cose varie, fra queste civiche, il colmo è il gelatino. Il gelatino di Procopio arriva a Parigi e diventa successo immediato, ma lo si mangia o in un bicchierino o fra due biscotti, lasciandolo popolare nelle maniche con i jambù, no? Pensate che bisogna aspettare il 1903 e un signore che vende le parti di mia moglie lì, per quello che lo so, un bellunese, tale Italo Marchione, nel 1903 inventa una cosa fondamentale per l'umanità, fondamentale, il cono. Non ce l'ha pensato nessuno. Comincia. Devo dire la verità che i Cadorini, avendo una valle dura da vivere d'inverno, alcuni di loro andavano a fare gli occhiali. Producevano occhiali per il mondo intero. Girando il mondo per fare occhiali, dicevano, ma allora ci rimaniamo anche di più, insomma, c'è fare il gelato. I Cadorini nel giro per il mondo fanno occhiali o gelato. Un terzo delle gelaterie d'Europa credo che siano state inventate dai Cadorini. E il signor Marchione ha inventato il cono gelato. Io credo che l'umanità non gli sia sufficientemente grata per quello che ha inventato. E questo ci fa tornare ancora più in là, no? Questa lettura bizzarra, che cos'è il mondo, cosa sono gli intrecci, cosa sono le culture, che cosa siamo noi oggi. E come sta andando avanti il nostro mondo ancora oggi, perché non è mica finita la storia, siamo ancora lì, cioè stiamo ancora arricchendo, stiamo ancora mescolando. Pensate che in fondo abbiamo avuto un periodo nel quale il cibo era pepatissimo. Nel Medioevo tutto era pepatissimo, il pepe valeva delle cifre infinite, perché il pepe era necessario per affrontare delle carni che stavano sul marcescente. L'effetto di tutta questa carne, di tutte queste belle marcescenze, è che la nobiltà che aveva il diritto di mangiare schiattava a 45 anni. Ma ha sempre colpito molto l'età media della morte, no? Perché essendo vicino mi preoccupo anch'io un po'. La nobiltà, i grandi monarchi d'Europa sono morti tutti fra i 32, 33 e 45 anni, ad esclusione di alcuni che si erano legati al mondo del monachesimo. Carlo Magno, per esempio, tira 76. Allora, visto l'età di Carlo Magno, cioè, sarà perché aveva la barba fiorita lunga? No, è perché era legato al mondo monastico. E sono andato a farmi una ricerca molto divertente sull'età alla quale andavano al creatore i priori dei grandi monasteri. La nobiltà schiattava a 45 anni, i priori a 85. E perché? Banalmente perché avevano un'alimentazione molto più equilibrata. Perché gli uni andavano di carne marcia costantemente piena di pepi che venivano, spendendo le cifre folli perché venivano da lontano. Gli altri invece mangiavano cibi molto equilibrati, andavano soprattutto di verdura e avevano seguito la regola monastica storica, che però la quale non era affatto così cattiva come può sembrare la regola, perché diceva puoi anche bere vino ma non troppo, dava delle cose, un'indicazione abbastanza equilibrata del modo di vivere e equilibrava anche questo modo di vivere con il rapporto fra tempo di dormire, le 8 ore di sonno, le 8 ore di preghiera, le 8 ore di lavoro e il
tempo del cibo andava a rubare sulle ore di lavoro, non di preghiera, e neanche di sonno. Quindi avevano già trovato un rapporto sindacale abbastanza interessante. E avevano già inventato le 8 ore per le quali ci siamo battuti, e cioè l'umanità si è battuta nel XIX secolo. Cioè, per capire come questi cicli sono molto lunghi e hanno però delle radici molto profonde. Beh, quel mondo lì del monachesimo mangiava bene, mangiava leggero, non mangiava troppo carne. Quelli che mangiavano carne morivano. E questo modo di mangiare è andato avanti fino all'Ottocento. Se prendete la biografia dei grandi dell'Ottocento, cioè esclusi alcuni dal culto agreste, Giuseppe Verdi, al quale si deve l'introduzione in Italia anche dell'albero di cacchi, di cui fu promotore, perché Giuseppe Verdi si è occupato moltissimo di agricoltura, e quella gente che ci sta vicina non buttava mica via i soldi che guadagnava facendo la rock star dell'epoca. E Giuseppe Verdi ha tirato a lungo perché era molto agreste, ma se andate a Parigi a prendere tutti gli intellettuali parigini, a 55 anni erano da buttare, erano morti tutti. Alcuni hanno tirato fino ai 62-63, ma alla mia età non ce n'era più uno che era arrivato, e neanche alla età di alcuni dei presenti, presumo. Quindi si moriva molto presto perché l'alimentazione era folle, l'igiene era base, era nulla. Campavano quelli che avevano una vita rigorosa. Johann Wolfgang Goethe, che stava in quel posto disperato a Weimar, dove non c'era da perdere tempo in niente, l'osteria ce n'era una sola e chiudeva alle 8 di sera, Goethe è morto oltre 80enne. Era lì il rapporto fra cibo, scusate, resistenza e sopravvivenza. E così siamo arrivati all'epoca moderna, dove abbiamo avuto la fortuna delle ultime raffinate contaminazioni recenti. Abbiamo scoperto delle cose nuove, fondamentali. Le dobbiamo in gran parte ai francesi e al colonialismo iniziale, al fatto che nel 1830 si vanno a papare l'Algeria. E però, papandosi l'Algeria, scoprono una serie di elementi ai quali non avevamo pensato mai prima. L'olio di arachidi. Si comincia a impiantare le arachidi e si comincia a portare le arachidi e cominciamo a fare l'olio di arachidi. L'olio di arachidi ha uno svantaggio. Per condire l'insalata proprio mesto, da mettere sul pesce cotto è impressionante, cioè crudo non è mica buono, per viva l'olio d'oliva, su tutti gli oli in generale, però ha un grande vantaggio l'olio d'arachidi, va in ebollizione 50 gradi oltre l'olio d'oliva, quindi diventa l'olio ideale per la frittura, e i francesi scoprono la pomme fritte. Non ci sarebbe stata la pomme frite senza la conquista dell'Algeria. Mi spiace doverlo dire, hanno fatto bene a ribellarsi, però noi gli dobbiamo questa cosa fantastica, cioè che l'americano che mangia, quando Trump mangia una French fry, non sa che lo deve alla Francia e lo deve al fatto che la Francia è data in Algeria, che in Algeria ha scoperto le arachidi, che l'arachidi ha fatto l'olio, e quell'olio lui fa le patatine fritte adesso. Questa è la storia della cultura europea. Ma nello stesso modo, quando nel 1864 si fa la terza grande Expo di Parigi, e la si fa alla grande, perché Napoleone III vuol far vedere che c'è i baffi a punta, la Francia vuol far vedere che ha fatto le più belle ferrovie del mondo, gli edifici devono essere folgoranti, il Giuseppe Verdi va a fare il Don Carlo, cioè non è mica roba da poco, cioè gli offrono l'opera, cioè grande momento di coesione, invitano i giapponesi. Arriva la prima delegazione di giapponesi. Il Giappone era chiuso fino ad allora e era stato riaperto da questo... Il Giappone aveva detto no, è meglio non parlare con il resto del mondo, così stiamo tranquilli. E nel 50, pochi anni prima, era arrivato un americano, gli americani sono sempre aggressivi, il famoso Commodore Perry, che era arrivato davanti alla città di Kyoto e aveva sparato 2 colpi di cannone. Il Giappone si è spaventato, si è reso e ha aperto le porte. E abbiamo cominciato a scoprire il Giappone. È stato fantastico, perché abbiamo cominciato a scoprire il gusto giapponese. Le signore hanno cominciato a mettersi il kimono. Monet dipinge la moglie in kimono. Si comincia a bere e fare la cerimonia del tè a Parigi. E li si invita finalmente anche all'Expo. Arrivano all'Expo
e scopriamo il mondo del Giappone. Scopriamo un altro modo di mangiare il pesce, diventiamo maniaci del sushi e del sashimi. È l'ultima grande contaminazione che abbiamo subito. Ebbene, quest'ultima grande contaminazione avrà degli effetti, delle conseguenze incredibili. La principale è nell'ambito dell'architettura, perché insieme al sushi scopriamo il decoro giapponese e scopriamo che la casa può essere fatta senza avere i fiorellini disegnati sopra, con delle pareti di carta, perché il decoro sta sul tappeto, il decoro sta sul vestito, il decoro sta sull'oggetto, ma non ha bisogno di stare sulle pareti. E lentamente cominceremo ad assimilare un percorso nuovo dell'architettura che andrà a spingere Adolf Loos nel 1906 a scrivere un testo fondamentale che si chiama Decorazione ist Verbrechen, cioè la decorazione è un crimine, e fa un'analisi un po' da antropologo della domenica, e dicendo: guardate, gli uomini decorati sono quelli della Papuasia, quelli sono i civili. Da noi quelli decorati sono i galeotti, che c'hanno non sanno che adesso i ragazzi c'hanno di tatuaggio, e non sono né della Papuasia né i galeotti, ma lo fanno perché piace alle ragazze, le ragazze perché piace ai ragazzi, le ragazze perché piace alle ragazze, e i ragazzi perché piace ai ragazzi, secondo le scelte erotiche. Siamo tutti decorati. Ma lui dice: la decorazione è un crimine, lo impara dal Giappone perché ha imparato il sushi. Allora, l'ultima conseguenza del sushi è l'architettura moderna, perché da quel momento lì diventa razionale l'architettura degli occidentali. Ed è partito ancora una volta da questo fenomeno apparentemente marginale, che è il fenomeno della cucina. Non vi ho fatto fare tutto questo percorso un po' folle, no? Dal mais ai tacchini, da Federico II alla patata, dal vino alle altre robe che ci seguono e ci inseguono, proprio per arrivare a questa, almeno a questa ipotesi di conclusione, che è anche quella che troviamo nel gusto. Un uomo dell'Ottocento, a seconda di dove veniva, se era calabrese un po' meno, ma un tedesco dell'Ottocento, una mia zia francese o renana, se gli avessi dato un peperoncino sarebbe morta. Proprio. Già un po' di pepe era troppo, perché le ricordava la nobiltà ricca. No, la gente per bene, poco pepe, ma il peperoncino non si sapeva neanche che potesse esistere una roba del genere così forte. Senza l'Algeria non avremmo avuto la risa, non avremmo peperoncino diffuso ovunque. Oggi qualsiasi palato in giro per tutta la nostra Europa è abituato a quel ritmo lì, esattamente come qualsiasi palato delle orecchie, no, qualsiasi udito è abituato al ritmo africano. Cioè, noi suoniamo ormai Giovanni Sebastiano Bach sentendo che il ritmo africano ci ha contaminato, noi mangiamo un cibo normale con un po' di peperoncino dentro. Tutto ciò poi sostenuto dagli spaghetti che hanno invaso il mondo e che hanno spiegato anche al più normale degli olandesi mangiatori di formaggio di Gouda che quando mangia lo spaghetto va fatto al dente, ci ha messo molto a impararlo, eh. Perché una volta si vendeva instant spaghetti in scatola, ci mettevano solo 20 minuti a essere pronti. Adesso hanno imparato che quello vero è più rapido e si fa in tempi più brevi. E però potrà convincere anche loro che esiste questa sorta di coesione, che è la coesione dell'Europa d'oggi. L'Europa è questa cosa qua. Ed è questa cosa qua, e mi voglio chiudere questo piccolo racconto con un uomo che era maniaco dell'Europa, anche se l'ha affrontata in un modo non del tutto corretto, a colpi di cannone. Voleva fare l'Europa a cannonate, che era il Napoleone, però aveva una idea positiva. Quello dopo, che lo ha imitato, l'imbianchino tedesco, ha voluto fare l'Europa, però con un'idea del cavolo, cioè con un'idea orribile, con un'idea fetente. Al Bonaparte si devono molti morti, però, come diceva il mio amico Guerri, quello che dirigeva il Museo del Risorgimento a Milano, è anche quello che ha insegnato agli italiani per la prima volta che non erano sudditi ma che potevano diventare cittadini. Quindi qualcosa gli va riconosciuto. Lui, grande assassino però mondiale, alla fine è stato protagonista di una mutazione fondamentale del nostro modo di mangiare, di un'altra contaminazione ancora. Se voi prendete un menù
d'un pranzo nobiliare dal 500 in avanti, non c'è il menù tra l'altro, vi troverete di fronte ad una tavolata enorme nella quale il cibo è suddiviso in tre fasi. Gli antipasti, che si chiamano gli hors d'oeuvre, poi les entremets, che erano i cibi di mezzo e i dessert. Siccome se c'erano 80 persone, non è detto che tutti mangiavano le stesse robe, ognuna delle cose che si mangiava era replicata quattro volte in quattro tonalità diverse. Un pasticcio infinito. Molta di questa roba, tra l'altro, tempo che si arrivava al tavolo, era bella che fredda. Immaginate in un palazzo del nord Europa un arrosto tagliato, lasciato lì in mezzo, tempo che ci arrivava era gelatina. Allora, per alcuni signori molto ricchi si presentava tutto sul tavolo e contemporaneamente si faceva la replica in cucina. Poi uno diceva al cameriere quello e dalla cucina arrivava quello di caldo. Lo spreco era alla radice di un comportamento nobiliare di qualità. Però non era sostanziale all'evoluzione di una società che stava diventando borghese. Napoleone ebbe la fortuna, prima di litigare definitivamente con i russi, di fare la guerra ai russi, quando era ancora amico di Paolo III in Russia, era molto legato all'ambasciatore russo a Parigi e aveva scoperto che dai russi si mangiava in modo diverso, che la roba arrivava già nel piatto. Cioè che uno diceva questo è quello che voglio mangiare, gli davano un foglio di carta con la sminuzzata della cosa da mangiare, la sminuzzata si chiamerà da quel momento in poi menu, e dal menu sceglieva e quello arrivava con la cucina con la farona, il suo purè accanto, ancora bella calda. Rivoluzione fondamentale, perché per lui dove tutto era basato sulla parola del fate in fretta, vitti, 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 fate tutto in fretta, anche morto in fretta, cioè fate tutto in fretta, fare questo modo di mangiare russo era nuovo. Fu inventata una cosa che si chiama il service à la russe, mentre l'altro era chiamato il service à la française. E c'è un libro straordinario del cuoco di Vittorio Emanuele di Savoia, del nostro re, che ho avuto la fortuna di consultare, che si chiamava il servizio francese applicato alla russa, o il servizio russo applicato alla francese, secondo come lo si volesse contaminare. E da lì sono nate le nostre abitudini che ancora viviamo quotidianamente. Pensate che ancora oggi uno va al ristorante in Italia e senza saperlo mangia la russa, perché ordina e gli arriva il piatto. Ma non era così una volta, gli arrivava il piatto di portata e non si serviva. Se appena andate un po' di là della frontiera, andate al buffet de la gare di Chiasso, si entra già in una cultura del nord, perché vi arriva la vaschettina con il pollo dentro, uno prende un pezzo di pollo, tiene la vaschettina e poi si riserve la seconda volta. Non ha la porzione già fatta, uno decide quanto vorrà mangiare. Qui da noi per fortuna il cuoco che decide quanto mangiare ed è il motivo del mio sovrappeso. Quest'ultimo ragionamento ci deve riportare in fondo ad un momento di simpatia nei confronti del Napoleone. A lui si deve una frase storica, fondamentale, che è: Une armée, ça marche sur l'estomac. Un vero esercito cammina sullo stomaco. L'umanità in marcia verso il suo futuro continua a camminare sullo stomaco. Buona serata. Thank you.